Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi 25 di marzo del 2023 è finita la prima gara sprint nella storia della MotoGP ed è stata vinta da Pecco Bagnaia. Una gara sprint che, di nuovo prime impressioni, è stata molto molto divertente. Ne ha avuto di tutto, migliaia di sorpassi, qualche incidente di cui parleremo, ma ragazzi è stato bellissimo vedere i piloti spingere talmente tanto, una figata pazzesca. Queste MotoGP, ragazzi, queste moto che state vedendo ora, farò un video probabilmente dopo se posso, ma godetevi queste moto, ragazzi, godetevi queste moto, perché già dall'anno prossimo saranno più lente e sicuramente dal 2027 diventeranno, chi lo sa ragazzi, ma non ho grandi aspettative. Godetevi queste moto ora, ragazzi, perché siamo praticamente all'apice di quello che si può fare su due ruote. È semplicemente surreale. Tempi di 1:37.2 in qualifica, pazzesco, incredibile queste moto, pazzesco, tanto passo in curva, bellissime da vedere, e vederle così, andare talmente al limite, è una gioia assoluta, almeno per me. A me queste moto garbano tanto, probabilmente le migliori della storia, ma di quello ne parleremo in un altro video se posso. La cosa importante è che la sprint race, almeno per me, tutto sommato è stata promossa. Questa cosa di non vedere i piloti preoccuparsi del consumo benzina, del consumo gomme, vederli tutti spingere al limite, ha dato una gara davvero molto molto interessante. Punti negativi. Beh ragazzi, punti negativi ci sono, come tutto in questa vita. Magari il principale è che spingere tanto al limite significa che devi prendere dei rischi, non puoi sbagliare la partenza. Se sbagli la partenza dovrai cercare di spingere di più, e più cerchi di spingere di più, più cerchi di recuperare, più sei propenso a fare degli errori. Questo penso capiterà molto molto più spesso in queste sprint race. Insomma, ci saranno piloti che sbaglieranno e pagheranno un caro prezzo. Il caro prezzo può essere una caduta ed abbandonare la sprint race, ritirarsi, o magari anche, come nel caso di Enea Bastianini, farsi del male. Purtroppo Enea Bastianini si è fatto del male, ma diciamo le sue condizioni non sono gravi. Bisognerà, insomma, dovrà stare un paio di settimane in ospedale, ma dopo guarirà. Per quanto riguarda il sistema di punteggio, non mi sembra nemmeno quello male. 12 punti al primo, secondo 9, dopo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. È un sistema abbastanza interessante. L'unica cosa che magari non mi convince è il fatto che l'ordine per la griglia di domani non sia deciso dalla sprint race, ma bensì dall'ordine della qualifica che abbiamo avuto prima. Quindi la qualifica è determinata dal insomma, il risultato in qualifica determinerà la tua posizione sulla sprint race e anche la tua posizione in griglia di partenza per la gara. Vediamo, dettagli. Una piccola cosa che non mi convince, ma tutto sommato, ragazzi, devo dire la verità, prima esperienza con la sprint race, molto positiva. Si vedrà dopo se certe cose possono essere migliorate, ma devo dire la verità, abbastanza positiva, e ci voleva. Lo so che a alcuni non piacerà, ma almeno su qualcosa la MotoGP doveva copiare la Formula 1, perché a livello popolarità stava calando un pochino. Non mi piaceva per niente. Penso che piacerebbe molto meno alla Dorna, quindi questa era una mossa un po' forzata e necessaria. Sarebbe interessante vedere come verranno trasmesse queste gare, perché per me queste gare sprint sono quelle che dovrebbero essere trasmesse in chiaro per attirare una nuova fanbase.
insomma, l'età media degli spettatori di MotoGP è salita un po', è ora che, diciamo, avere spettatori più giovani, che questo sarebbe una cosa interessante. Per quanto riguarda le donne, invece, mi sembra che MotoGP li abbia riuscito a coinvolgere prima della Formula 1, soltanto che devono aumentare un po' l'audienza in generale. Ma ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la Sprint Race, la mia opinione. Fatemi sapere la vostra, come sempre, nei commenti. Vi ringrazio anche per aver visto il video che ho fatto sulla Ferrari. Vi ringrazio a tutti per avermi risposto nei commenti, quei bellissimi commenti che avete lasciato, si apprezzano tantissimo. Grazie mille ragazzi, di nuovo nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Un saluto e alla prossima.